Questo programma è offerto da Napoli in festa per il terzo scudetto, domenica si bissa allo stadio Maradona, emozioni fino alle lacrime in tutta Italia e all'estero, organizzazione, civiltà e orgoglio, così il calcio batte i pregiudizi. Sarà ancora festa contro la Fiorentina, l'abbraccio dei tifosi allo stadio Maradona, squadra in rientro da Udine, stasera su Prima TV dalle 21 in diretta Sentieri Azzurri, dal Gambrinus a seguire Extra Time dalle 22.30. Ucciso in strada 26enne di Ponticelli, l'agguato in piazza Volturno nel corso dei festeggiamenti a Napoli, ma l'omicidio non è legato alla festa, precisa il prefetto, paura per una ventenne investita in fin di vita. Festeggiamenti in tutta la Campania per lo scudetto del Napoli, tensioni ad Avellino, scippate bandiere, danneggiate auto, la condanna del sindaco Gianluca Festa. L'autopsia conferma la ricostruzione delle prime ore. Il telefonino collegato al caricabatterie cadendo in acqua ha innescato la folgorazione. La 15enne Maria Antonietta di Montefalcione è morta all'istante. A 25 anni dal disastro, le commemorazioni, 160 morti, 2 milioni di metri cubi di fango scesi dalla montagna, 3.000 sfollati, case distrutte, i numeri dell'alluvione che segnò Sarno, 15, Bracigliano, Siano e San Felice a Cancello. 13 aziende irpine su 60.000 con fatturati sopra il milione, premiate da Industria Felix, spiccano D'Agostino Costruzioni Generali, H Cosmopol e Altergon, imprese in crescita, affidabili e sostenibili. Mostre, dibattiti, convegni, l'iniziativa promossa dal garante dei detenuti Campania Samuele Ciambriello fino al 14 maggio, la vita delle donne e dei loro bambini. Buon pomeriggio Campania, ben ritrovati ai telespettatori di Prima TV in primo piano. La festa Scudetto domenica si bisserà allo stadio Maradona, una notte di grande festa con emozioni fino alle lacrime in tutta Italia e anche all'estero. Organizzazione, civiltà, orgoglio, così il calcio batte i pregiudizi e la festa è dilagata ovunque. Il gol di Osimhen fa impazzire i napoletani. E sì, adesso c'è anche la matematica. Il Napoli è campione d'Italia dopo 33 anni di attesa. Il terzo scudetto della storia del Napoli è stato festeggiato in più punti della città. Non solo Largo Maradona, luogo simbolo del dio del calcio, dove è immediatamente esplosa la festa. All'esterno dello stadio Maradona è una bolgia. C'è chi ha scelto di attendere il triplice fischio fuori al Teatro delle Imprese degli Azzurri, nonostante non fosse riuscito ad entrare e partecipare alla festa degli oltre 50.000 che hanno assistito alla gara dinanzi ai maxi schermo. È un tripudio di azzurro con sciarpe, bandiere, maglie, gadget di ogni tipo. Il lungomare è preso d'assalto. Si canta a squarciagola, si balla e si ammirano i fuochi d'artificio. Le trombette fanno da sottofondo incessante in una notte indimenticabile. Il capodanno napoletano va avanti per tutta la notte. Il colonnato di Piazza Plebiscito si illumina di azzurro, facendo da sfondo ad un'onda travolgente di tifosi che non smettono di gioire, emozionarsi e piangere. Increduli dinanzi all'impresa degli azzurri, una Piazza Plebiscito che si riempie sempre di più, quasi ad esplodere.
Via Toledo e Piazza Trieste e Trento sono prese d'assalto da chi ha deciso di unirsi alla festa dopo l'1-1. Prima, un po' di scaramanzia aveva tenuto i napoletani ancora a casa. Al triplice fischio esplode la gioia. La festa può iniziare, anzi, può continuare. E la festa è proseguita per tutta la notte, anche Prima TV in diretta, e le dirette proseguiranno anche questa sera. Ha raccolto la voce gioiosa dei tifosi. C'è chi piange, chi ride, chi si commuove, chi preso dall'euforia è in stato di estasi. È la notte magica di Napoli, la notte del terzo scudetto della storia degli azzurri, strameritato, agognato e sognato dai tanti tifosi riversati per le strade della città che ancora non ci credono. Non credono ai loro occhi, che ne hanno viste tante. E la cavalcata di questa stagione rimarrà scolpita a vita nel cuore dei napoletani. È una gioia immensa, Napoli se lo merita, è una città fantastica. Sono senza parole, bellissimo. Lo dedico a mia madre, un bacio mamma, ti amo. Ci sono parole per descrivere questa emozione. Da dove? Forza Roma! Contentissimi, contentissimi, esagerato, veramente esagerato. Napoli. Forza Napoli sempre. Una fiesta hermoso, hermoso, hermoso. Nosotros venimos de festejar el Mundial, pero esto es una belleza. Muy lindo, muy lindo. Bellissima dopo 33 anni, ce la siamo sudato! Niente, niente nessuno, perché solo un'emozione attesa 33 anni, ce ne ho 25, ma aspetto da 33, prima che nascevo. Ringrazio Dio che sono napoletano. Grande, grande Napoli, una gioia per tutta la città. Grande Napoli! Certamente un sogno dopo 33 anni, siamo felicissimi. Auguri a tutti. E dicevamo, stasera proseguono le dirette di Prima TV a partire dalle 21 con Sentieri Azzurri, a seguire dalle 22.30 Extra Time. Ancora le voci dei tifosi raccolte ieri sera dinanzi allo stadio Maradona. Un'emozione incredibile, il primo mio scudetto. Ne vorrei vivere altri mille, anzi un altro milione di questi giorni. È un'emozione indescrivibile. Ma te l'aspettavi? Quest'anno non me l'aspettavo, però l'ho capito dopo la vittoria con l'aiuto del 5-1, lì ho capito che quest'anno era scudetto. Ho sentito per anni che mi sono perso qualcosa di indescrivibile. Quest'anno io ho vissuto quello che hanno vissuto mio padre, mio nonno, ed è una cosa bellissima. Hai pianto? Forza Napoli! Sto piangendo ancora, piangerò stanotte e anche domani. Parole è difficile spiegare, la verità, perché è un'emozione troppo forte. Generazione che non ha vissuto gli anni di Maradona, lo scudetto, per noi è come se fosse il primo scudetto in tutti i sensi. Anche aggiungo anche che noi siamo l'unica metropoli ad avere una sola squadra unica, quindi è un'emozione doppia perché la città non è divisa. Come ti chiami? Azzurra. Beh, chiaramente ti stavi dicendo? Assolutamente sì, ha già 7 anni di curva, il suo primo abbonamento è campione d'Italia, quindi più di così ti vado. Allora è una mascotte. Assolutamente. Porta anche l'anno prossimo. È già da 7 anni che viene allo stadio, aveva un anno quando è venuto. Mamma mia, abbiamo battezzato qui perché è una cresce passione. Bene, infatti perciò cresce così bella. Cresce sana, bella e napoletana. Forza Napoli! Sempre, ciao! Italia, guardaci che siamo persone civili, questa è la vera Napoli! Ecco, ma vedi, tante anche ovviamente le donne, come dicevi, e un Napoli campione d'Italia, il numero 3 sulla bandiera, che cosa significa questa notte? Fate mantenere le bandiere alla signora. Possiamo continuare a sognare, immaginiamo 4, 5, 6, 7, almeno 10. Noi è immensa, infatti io ti ho detto guarda qua che sta succedendo, perché te lo ricorderai per tutta la vita. Cosa significa per te campioni d'Italia? Che abbiamo vinto lo scudetto, che è molto bello. Che è molto importante per il Napoli perché non li ha vinti da molto tempo. Giocatore preferito? Di Lorenzo, Osimhen e Kvaratskhelia. Bravo, bravo, bravo. Ma quante anche donne, quante ragazze allo stadio, sì, anche per te è il primo scudetto.
Sì, infatti. Sei emozionata, Emma? Tantissimo, stavo piangendo. Cosa farai nei prossimi giorni? Non lo so. I campioni dell'Italia. L'entusiasmo che arriva. Siamo noi, siamo noi. I campioni dell'Italia, siamo noi. Siamo noi, siamo noi. I campioni dell'Italia, siamo noi. Questo accadeva all'esterno. Andiamo a vedere invece che cosa è successo nello stadio Maradona, anche al triplice fischio dell'arbitro a Udine. Mi sto sicuro di te. Spunta il sole, o sole mio, ieri sera allo stadio Maradona, dove si sono dati appuntamento 50.000 tifosi azzurri per assistere al match che si sta giocando a Udine, proiettato sui maxi schermi allestiti ad hoc nell'impianto di Fuorigrotta. L'entusiasmo è alle stelle, lo scudetto è già in tasca da un po', mancano solo 90 minuti per appuntarselo in petto. Gli organizzatori dell'evento hanno voluto stupire con effetti speciali. Un DJ scatena il delirio sugli spalti con le canzoni più care alla tifoseria napoletana. Il pensiero va subito a Diego Armando Maradona. Dall'alto i droni delle televisioni di mezzo mondo inquadrano il grande spettacolo. Il clima è rovente, il vantaggio al tredicesimo dell'Udinese è solo un incidente di percorso. Dagli spalti l'incitamento agli azzurri si fa sempre più intenso, quasi nella speranza che il vento riesca a portare i cori fin lassù, in Friuli. Poi il piede magico di Osimhen dà il via ai festeggiamenti. È un tripudio di cori e di fumogeni rossi, dentro e fuori lo stadio. Si piange di gioia, si ride, si urla fuori grotta. Grazie, dirà a fine partita Aurelio De Laurentiis a centrocampo, affiancato dal sindaco Gaetano Manfredi. Voi mi avete chiesto di vincere e abbiamo vinto. Oggi è il coronamento di un'aspettativa che durava da 33 anni. Il travaglio è finito, il Napoli è campione d'Italia. Festeggiamenti per il Napoli campione in tutta la Campania, ma abbiamo visto le immagini anche da Milano, Piazza Duomo e dall'estero. Tensioni ad Avellino, dove il sindaco Gianluca Festa ha condannato gli episodi verificatisi. La festa scudetto del Napoli va in scena in tanti comuni della provincia di Avellino. Fuochi d'artificio e sfilate non sono mancati, in particolare nel Mandamento. Violenze invece in pieno centro nel capoluogo Avellino. Al triplice fischio della gara di Udine, molti tifosi azzurri si sono riversati in strada per esprimere la propria gioia per il terzo scudetto conquistato dagli uomini di Luciano Spalletti. Festeggiamenti con bandiere, cori e clacson suonati dalle auto in sfilata. Peccato che qualcuno non abbia gradito il clima e presto degenerato in tensione. Intorno alle 22:45 in via l'Italia, i telefonini dei passanti hanno ripreso scene che hanno fatto il giro dei media nazionali. Tifosi avellinesi hanno inveito contro i tifosi del Napoli. Dalle immagini si nota un gruppo di persone scippare la bandiera di un ragazzo sul motorino. Le auto in fila vengono prese a bastonate con asti e a calci mentre sono costrette a dileguarsi. All'interno delle vetture anche bambini impauriti. Anche una donna scesa in strada per esprimere la propria gioia è stata spinta all'interno della vettura e intimata a non festeggiare. Sull'accaduto indaga la Digos. Nessuna denuncia formale è stata presentata al momento. Le forze dell'ordine sarebbero comunque vicine all'identificazione di una decina di persone. Nei prossimi giorni non si escludono sviluppi. Sugli episodi di becera violenza si è espresso il sindaco di Avellino Gianluca Festa, che attraverso la nota stampa ha condannato le tensioni registratesi nella serata di ieri. Sarebbe stato ucciso durante un agguato di camorra il 26enne colpito da un colpo d'arma da fuoco, con altre tre persone ferite. Il prefetto di Napoli, per quanto verificatosi in piazza Volturno ieri sera, mentre la città era in festa, ha detto episodio slegato dai festeggiamenti. Un ragazzo di 26 anni è stato ucciso ieri a Napoli mentre festeggiava in strada lo scudetto appena conquistato dalla squadra di Spalletti. Ma dalle prime ricostruzioni appare evidente che questa morte non è legata ai festeggiamenti, ma che si sia trattato piuttosto di un regolamento di conti nelle logiche criminali che ancora attanagliano la città. Vincenzo Costanzo, questo è il nome del ragazzo residente nel quartiere di Ponticelli, ritenuto vicino al clan camorristico D'Amico, attivo nella zona orientale della città, è stato raggiunto da colpi di arma da fuoco quando era a Piazza Volturno, lo slargo di Corso Garibaldi.
Chi ha sparato potrebbe aver approfittato del momento di festa, di grande confusione che ha attraversato tutta la città dallo stadio Maradona fino a Piazza Garibaldi, a Piazza Carlo III, per colpire il ragazzo che aveva già dei precedenti. Insomma, un agguato. Con il 26enne sono rimasti feriti anche una donna di Portici e due giovani di 20 e 24 anni. Dopo la sparatoria, il ricovero. Vincenzo, ferito in più parti del corpo, è stato trasportato al Cardarelli. La sua situazione è apparsa da subito critica, tant'è che è morto poco dopo. Ma c'è di più. Alcune persone vicine al ragazzo, probabilmente amici e parenti, per rabbia e dolore hanno vandalizzato il pronto soccorso dell'ospedale. Sull'omicidio sono in corso le indagini dei carabinieri impegnati nella ricostruzione dell'accaduto, ma il prefetto di Napoli, Claudio Palomba, si sente già di escludere che la morte di Vincenzo sia legata ai festeggiamenti per lo scudetto. Resta poi da chiarire anche la posizione degli altri tre feriti, medicati in ospedale e in seguito dimessi. Proseguiamo con la cronaca. L'autopsia conferma la ricostruzione delle prime ore. Il telefonino collegato al caricabatterie cadendo in acqua ha innescato la folgorazione della quindicenne di Montefalcione. Siamo in Irpinia. Maria Antonietta è spirata all'istante. La comunità di Montefalcione è ancora sconvolta per la tragedia avvenuta martedì scorso. Si prepara a dare l'ultimo saluto a Maria Antonietta Cutillo, la quindicenne morta in seguito a un incidente domestico. Le esequie si svolgeranno nel pomeriggio alle 16 presso il santuario di Sant'Antonio. Sui manifesti funebri un messaggio d'amore infinito. Ci lascia malinconica la melodia della tua risata, la bellezza dei tuoi profondi occhi azzurri. Lutto cittadino programmato dal sindaco Angelo D'Agostino, le bandiere a mezz'asta, l'estate di lutto davanti il palazzo comunale. Il rintocco di Campani annuncia l'imminente rito funebre. L'abbraccio alla sedicenne studentessa dell'alberghiero e accompagna la sofferta vigilia dello straziante addio. Nemmeno il sole, che stamane bucava l'azzurro, riesce a trasmettere uno spiraglio di luce nel paese dove da tre giorni è calato il buio per la tragica scomparsa del piccolo angelo volato in cielo troppo presto, così come leggiamo sui manifesti di lutto che tappezzano il borgo, che i tuoi bellissimi occhi chiari rendano il paradiso ancora più luminoso. Buon viaggio, piccoli. Questa è la carezza trasmessa da un altro messaggio di cordoglio. Se cuori in uno, scrivono i suoi sei cugini, farò tutto quello che posso, aspettando solo il momento di rivedere il tuo sorriso e di tuffarmi nei tuoi occhi, così da diventare una cosa sola, quella che siamo sempre stati in fondo, sei cuori in uno. Un ricordo che non avrà mai fine, come espresso anche dai compagni di classe della seconda F che ieri hanno esposto due striscioni davanti il plesso dell'alberghiero a Valle Mecca. Un fiume d'amore per Maria Antonietta, che in queste ore ha attraversato la valle. Testimonianze di solidarietà e vicinanza per i genitori della sedicenne Giuseppe Rossi, giunti da ogni angolo di Irpinia. Una brevissima pausa, poi torniamo in studio e ricominciamo con il ricordo 25 anni fa della tragica alluvione di Sarno 15 Siano. Rieccoci come promesso con l'informazione. 160 morti, 2 milioni di metri cubi di fango scesi dalla montagna, 3.000 sfollati, 180 case distrutte, 450 danneggiate. I numeri dell'alluvione che segnò Sarno 15, Bracigliano, Siano e San Felice a Cancello. Oggi e domani le commemorazioni a 25 anni dal disastro. Sono passati 25 anni, era il 5 maggio del 1998 quando una pioggia incessante colpisce la provincia di Salerno. Dalle 2 del pomeriggio oltre 140 frane si abbattono sui comuni di 15, Bracigliano, Siano, San Felice a Cancello, Sarno e altri centri del Salernitano e del Napoletano, riversando oltre 2 milioni di metri cubi di materiale con circa 40 colate di fango. A perdere la vita sono 160 persone, 137 delle quali solo a Sarno, 11 a 15, 7 a Bracigliano, 5 a Siano ed una a San Felice a Cancello.
3.000 sfollati, 180 case distrutte e oltre 450 danneggiate. Centinaia i feriti, migliaia le persone senza casa. In termini di vittime, Sarno è il più grave disastro idrogeologico che colpisce l'Italia negli ultimi 50 anni, dopo il Vajont nel 1963 e Stava nel 1985. L'evento di Sarno, dal punto di vista del monitoraggio e della sorveglianza degli eventi idrogeologici, ha determinato un decisivo cambiamento di rotta nell'approccio al rischio, fino ad allora caratterizzato prevalentemente da interventi strutturali ed attività di soccorso e di assistenza. Il decreto legge numero 180 del 1998, più noto come decreto Sarno, successivamente convertito nella legge numero 267, ha determinato una decisiva accelerazione sia delle attività di perimetrazione delle aree a rischio idrogeologiche, sia del potenziamento delle reti di monitoraggio e sorveglianza. È proprio su questo concetto che in questi giorni si sono tenuti nei centri colpiti dall'alluvione delle esercitazioni con la protezione civile regionale, che hanno coinvolto anche gli alunni delle scuole. Stamane fino a domani, 6 maggio, si svolgeranno delle cerimonie commemorative in tutti i comuni colpiti. 13 aziende irpine su 60.000 con fatturati sopra il milione premiate da Industria Felix. Spiccano la D'Agostino Costruzioni Generali, H Cosmopol, Altergon, imprese performanti finanziariamente, affidabili e sostenibili. Il premio Campano, ieri c'eravamo anche noi. A Città della Scienza il 49esimo evento, sesta edizione regionale del premio Industria Felix. Alla manifestazione sono state premiate le aziende più performanti a livello gestionale, affidabili finanziariamente, talvolta sostenibili, con sede legale in Campania, per un totale di 76 le società che sono state premiate. Rispetto all'analisi sui bilanci, ne abbiamo contati circa 60.000 con fatturati sopra il milione di euro, che hanno generato 107 miliardi di ricavi, un più 24,7% rispetto all'anno precedente, con circa 500.000 di addetti. Anche in questo caso il detto è stato positivo, del più 9,9%, il 74,5% di queste imprese ha prodotto utili, e stiamo a livello percentuale allo stesso della Regione Veneto e della Regione Lombardia, che sono le locomotive tra le locomotive d'Europa. Certo, siamo ancora distanti in termini di valori assoluti, però si è sulla buona strada. Grande soddisfazione di Confindustria Avellino per il meritato riconoscimento ad alcune delle eccellenze irpine, a conferma della rilevanza del nostro sistema imprenditoriale. Una conferma che in Irpinia si fa impresa da anni, si può fare impresa, si può continuare a farla sempre meglio. Molte imprese erano anche a guida femminile, guidate da giovani, quindi credo che l'Irpinia abbia dato ancora una volta il miglior contributo a questa manifestazione e alla crescita dell'economia campana in generale. A ricevere il premio Industria Felix sono state H Software, Altergon Italia, Bruno, Condor, D'Agostino Costruzioni Generali, EBI, HCM, Produzioni Tecnica Partecipazioni, GM Oliviero Fratelli, Quinto Decimo, Società Agricola, Sugar Frames, ST Service. È stata inoltre premiata la Relegno. È stato un colpo d'occhio straordinario, perché si sono viste le donne, gli uomini, le imprenditrici e gli imprenditori che hanno tenuto insieme la Campania, che hanno consentito a questa regione di rimbalzare il primo anno e poi continuare a crescere l'anno successivo alla pandemia e reggere anche rispetto al tema energetico, rispetto al tema della guerra, rispetto alla crisi delle supply chain globali. 76 aziende premiate per delle performance di bilancio straordinarie. Questo premio ha una specificità, e cioè è basato nell'attribuzione dei premi appunto su dati oggettivi, e quindi lo rende ancora più speciale. Ed ora parliamo di detenzione al femminile. Comincia un viaggio in Campania tra mostre e convegni per riflettere. Viaggio nella detenzione al femminile, mostre e visite nelle carceri dal 3 al 15 maggio. Prima tappa del programma, l'inaugurazione che si è tenuta presso la sede del Consiglio regionale della Campania a Napoli. La mostra fotografica Senza colpe, a cura della fotografa Anna Motta, fa da apripista alle prossime iniziative di sensibilizzazione sulla detenzione delle donne in strutture carcerarie spesse volte non adatte alle singole esigenze del genere femminile.
La mostra di Anna Catalano racconta anche il lato legato alla vita che i bambini vivono con le proprie madri negli istituti a custodia attenuata per madri ICAM, come nel complesso di Lauro in provincia di Avellino. Un mondo sempre poco conosciuto. Gli obiettivi ricercati dall'iniziativa presentata sono per l'appunto sottolineare le criticità dell'universo carcerario al femminile e soprattutto chiarire con certezza la volontà di non vedere più nessun bambino rinchiuso. Sentiamo il commento del presidente del Consiglio regionale Gennaro Oliviero e del garante dei detenuti campano Samuele Ciambriello. Inauguriamo pure una mostra di tanti abiti fatti da una sartoria che attualmente nel carcere di Pozzuoli, che si sta trasferendo all'esterno mano a mano che queste detenute scontano la pena, passeranno a fare le sarte fuori dal carcere. Io lancio un appello ai consiglieri regionali, deputati e senatori a visitare gli istituti femminili come il carcere di Pozzuoli. Andremo il giorno 12 alle 10.30 di mattino a venire con me lunedì 8 maggio nel carcere di Lauro per verificare di persona, cioè contatto, vieni e vedi. E con questo servizio termina il TG di Prima TV, grazie per l'attenzione e buon proseguimento di giornata con i nostri programmi.